'Ndrangheta fra Lombardia e Calabria, 11 gli arresti, legati ai farao Marincola di Cirò Marina. Amantea, 25 migranti positivi al coronavirus, nuove proteste dei cittadini ed esercito in arrivo. Ponte sullo Stretto, soddisfazione Santelli per inserimento nel piano di infrastrutture. Operazione stazioni sicure, controlli a tappeto della Polfer, intensificata la vigilanza su barchi e linea ferrata. Gli agenti hanno garantito la sicurezza in treno nel controesodo. Bentrovati, giornale di Telemia. Cominciamo dalla situazione coronavirus in Calabria con i migranti che fanno salire il numero di contagiati in regione. I numeri dei contagiati purtroppo in Calabria crescono ancora, superando ormai nettamente le 200 unità. L'ultimo cluster individuato riguarda proprio il centro di accoglienza di Amantea, dove risultano positivi al coronavirus 25 migranti, di tutti di nazionalità africana. A questi si aggiungono 15 ospiti, altri due operatori dell'altro CAS attivo in provincia di Cosenza, quello di Santo Stefano di Rende. Complessivamente dunque sono 32 i casi accertati dagli specialisti ieri dai dipartimenti della prevenzione dell'ASP posta nelle 5 province calabresi. Un nuovo contagio riguarda pure una donna cosentina rientrata dalle vacanze trascorse in Sardegna. Tutte le persone risultate affette dal virus sono state poste in isolamento, mentre i contatti avuti negli ultimi giorni sono oggetto di accurate verifiche da parte del personale sanitario. E intanto in prefettura a Cosenza nel pomeriggio di ieri è stato convocato un vertice dal prefetto Cinzia Guercio. L'obiettivo è quello di fare il punto sulla situazione e predisporre mirati piani di intervento. Verrà anche impiegato l'esercito per sorvegliare ovviamente i CAS. Intanto a Messignani, frazione di Oppido Mamertina, fortunatamente la situazione sembrerebbe sotto controllo, dal momento che oltre 600 tamponi effettuati finora, i primi 449 analizzati hanno dato esito negativo. Attualmente risultano positive solo 14 persone individuate inizialmente. Mentre nel centro vicino di Varapodio c'è una minima ipotesi di contagio. Infatti, dopo il bambino di 5 anni, un'altra persona è risultata positiva al tampone. Anche in questo caso si tratta di un parente dell'assessore del comune di Oppido Mamertina, Teresa Caia, risultata positiva insieme ad altri 13 membri della sua famiglia. La notizia del nuovo contagio ha scatenato il panico in paese, tant'è che il sindaco Orlando Fazzorali si è visto costretto a postare sulla sua pagina Facebook due video per invitare la popolazione a mantenere la calma. Motivo scatenante di tanta apprensione è il fatto che la persona risultata positiva al Covid ha un negozio. Non c'è nessun motivo per farsi prendere dal panico, ha affermato il sindaco. Capisco le preoccupazioni, ma non bisogna accettare che si creano allarmismi inutili e inopportuni. A seguito di questo caso positivo, tante persone ingiustamente sono state messe in quarantena. Allora, chiariamo una cosa. La quarantena viene effettuata a seguito di un'ordinanza emessa dal sindaco. Le persone che ricevono un'ordinanza da parte del sindaco, che è stato comunicato il dato da parte dell'ufficio prevenzione, allora quelle persone devono essere in quarantena per il periodo stabilito nella stessa ordinanza. Diversamente, le persone sono libere, nessuno si deve sentire obbligato a rimanere chiuso dentro casa solo perché gliel'ha comunicato qualunque altro organismo. Le ordinanze di quarantena le fa solo il sindaco o autorità superiori, che siano la regione per altri aspetti o che comunque ci siano limitazioni previste dal DPCM. Non ci sono altri organismi che possono stabilire quarantene, è chiaro il concetto. Dopodiché la confusione che è stata generata ieri rimane solo una confusione generale che non ha rispondenza con la realtà dei fatti. Allora, le persone che si sono recate presso il negozio della persona che è risultata positiva, se sono rimaste all'interno dello stesso per almeno 15 minuti senza mascherina e siano venute a contatto con la titolare, allora quelle persone da subito si devono mettere in quarantena e devono aspettarsi l'ordinanza da parte del sindaco. Chi invece è andato a comprare la frutta ed era munito di mascherina e chiaramente non ha avuto un contatto diretto con la persona interessata, può stare tranquillamente a casa senza problemi, può uscire, può sentirsi libero, non deve sentirsi costretto di osservare la quarantena. Riepilogando,
le persone che comunque sono state in contatto diretto con l'interessata per almeno 15 minuti devono comunicare i loro dati al sottoscritto, al medico di base o addirittura all'ufficio di prevenzione. Diversamente, state tranquilli, non è successo niente, continuate a vivere liberamente, munitevi sempre di mascherina, cercate di mantenere sempre il distanziamento sociale, stiamo tranquilli, stiamo attenti, ma per il resto non ci facciamo la testa, perché già c'è tanta confusione che basta e avanza. La 'ndrangheta non è morta. Altri 11 arresti tra Legnano e Lonate Pozzolo. I soggetti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di corruzione, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco clandestine ed alterate. Sono ritenuti responsabili di corruzione, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco clandestine ed alterate. Incendio doloso, minaccia aggravata, favoreggiamento personale. Gli 11 soggetti raggiunti questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nelle province di Milano, Varese, Pavia e Reggio Calabria dai carabinieri del comando provinciale e del reparto anticrimine di Milano, con il supporto delle unità speciali cinofile ed elicotteri. Condotte tutte aggravate, dicono gli inquirenti, dal metodo mafioso, perché commesse, si legge nella nota, per agevolare l'attività consortile della locale di 'ndrangheta di Legnano Lonate Pozzolo. L'attività coordinata dalla DDA di Milano è la naturale prosecuzione dell'operazione Crimisia dell'aprile del 2017, di 34 provvedimenti cautelari restrittivi eseguiti nel luglio 2019, nell'ambito della quale era stato cristallizzato l'avvio del processo di ridefinizione degli assetti organizzativi delle famiglie di 'ndrangheta, componenti della locale di Legnano Lonate Pozzolo, collegate alla cosca Farao Marincola, egemone in Ciron Marina, e la ricostruzione della locale stessa, nonché la ramificata infiltrazione negli apparati istituzionali locali ed il condizionamento nelle ultime elezioni amministrative del comune di Lonate Pozzolo. In questo contesto, lo ricordiamo, era peraltro stato arrestato un consigliere del comune di Ferno, intraneo alla cosca. Tre punti, la surroga di Pippo Callipo, torna a riunirsi il Consiglio regionale, data fissata il 15 di settembre. Riprende l'attività politico-istituzionale di Palazzo Campanella a Reggio Calabria. Si è tenuta ieri la conferenza dei capigruppo coordinata dal Presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini ed allargata ai Presidenti delle commissioni per programmare e concertare l'attività dei prossimi mesi. Fissata intanto per martedì 15 settembre la prossima riunione di Consiglio regionale, che avrà al primo punto all'ordine del giorno la presa d'atto e la surroga del consigliere Pippo Callipo. In apertura dell'incontro ho ritenuto fosse doveroso, spiega Domenico Tallini, informare tutti i consiglieri sulla base di una specifica e dettagliata relazione, in particolare dell'impegno e le varie attività portate avanti in questi difficili mesi estivi, improntati in modo fondamentale alla messa in sicurezza della sede e quindi alla sua successiva riapertura. Tra gli argomenti di confronto, in seno alla conferenza dei capigruppo, anche il sistema scolastico regionale, al quale dedicare un apposito momento di approfondimento in aula. Altra questione che ha impegnato capigruppo e presidenti di commissioni è la preferenza di genere, rispetto alla quale si è deciso di predisporre prossimamente un testo condiviso da maggioranza e minoranza. Ponte sullo Stretto, soddisfazione della Santelli, governatrice della Calabria, per inserimento nel piano di infrastrutturazione. Anche il ponte sullo Stretto nel piano straordinario di infrastrutturazione. Questa è la decisione assunta dalla Commissione Affari Finanziari della Conferenza delle Regioni, che su proposta di Sicilia e Calabria permetterà non solo all'area dello Stretto, ma all'intero Mezzogiorno, di godere, almeno questi presupposti, di un progetto senza precedenti e che creerà un indotto da milioni di euro. Un piano straordinario di infrastrutturazione nazionale che è stato già depositato alla Commissione Bilancio del Senato per essere discusso nell'ambito dell'iter di conversione decreto agosto, un progetto ingegneristico su cui la politica ha dibattuto per anni tra favorevoli e contrari. Soddisfazione è stata espressa dal governatore siciliano Musumeci per la rilevanza strategica riconosciuta dalle altre regioni, così come dalla presidente della regione Calabria, Iole Santelli.
L'attenta attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria permette di registrare importanti quotidiani risultati per il contrasto alla criminalità in ogni sua forma di manifestazione. Nell'ambito di un servizio di polizia finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, la tempestività degli operatori ha permesso di arrestare in flagranza di reato di combustione illecita di rifiuti un 69enne reggino. Cambiamo ma rimaniamo alla polizia. Dall'inizio della settimana il vice questore aggiunto Francesco Muraca, già dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Palmi, ove in quasi 5 anni ha dimostrato quotidianamente le sue elevate capacità personali e professionali, ha assunto il nuovo incarico di dirigente del locale gabinetto regionale di polizia scientifica. Adesso ci occupiamo della Summer School, rigenerazione urbana, dall'1 al 6 di settembre a Roccella Ionica. Se ne è parlato a Calabria Sud ieri sera, ma anche su altre argomentazioni con il professor Alessandro Bianchi. Ecco, Rettore, vogliamo spiegare la rigenerazione urbana e ambientale? La parola lo dice, no? Però spiegami in cosa consiste e poi quanto, che legame c'è fra la rigenerazione urbana e l'ambiente in particolare? Sì, lo faccio molto volentieri perché un lavoro che stiamo facendo in questo periodo è proprio di cercare di rendere chiara il distinguo tra rigenerare in un ambiente urbano o in un ambiente naturale, poi possiamo entrare in dettaglio, e le molte altre cose che da sempre si fanno in ambienti urbani, come ristrutturare, come riqualificare, come restaurare. Allora, rigenerazione non è che è un termine che si è aggiunto per dire la stessa cosa, dice un'altra cosa, anche se questo non è affatto chiaro neppure al legislatore, perché io ho visto che ieri, mi sembra, in commissione del Senato, discutendo sull'approvazione del decreto semplificazione, hanno introdotto una norma sulla rigenerazione prevedendo una serie di interventi che tutto sono meno che rigenerazione. Allora provo a dirlo una parola: se io dico ristrutturazione intendo dire che un ambiente, un edificio, faccia conto, si è destrutturato e quindi io ho bisogno di ristrutturarlo. Se parlo di riqualificazione della piazza, significa che la piazza si era squalificata per qualche modo, io la devo riqualificare. Se parlo di rigenerazione, devo intendere che il genere che ho trovato è stato abbandonato, è dismesso, non si può più recuperare. Io devo rimettere in gioco quella cosa cambiandogli il genere. E faccio un esempio: se l'area industriale di Crotone è stata dismessa ormai nel 99, io credo, una cosa non serve riqualificarla, dice lei. Non si può riqualificare, non si può ristrutturare, non sarà mai più un'area industriale se non la voglio seppellire e la voglio rimettere in gioco. Lo posso fare, come è stato fatto in grandi esperienze europee, dalla Ruhr a ambienti urbani come Bilbao e via dicendo. La devo rigenerare, gli devo creare un altro genere. Che ci fai? Ma ci faccio un grandissimo parco giochi, un centro direzionale, ci metto l'università, tantissime cose che non sono più del genere precedente, sono del genere nuovo, e noi questo vogliamo… Una mutazione genetica, per capirci. Bravo, esattamente questo, esattamente, cambiamo il DNA, delle cose, di quell'oggetto, ecco, vale quindi per le aree industriali, vale per stamattina il collega Placido ha presentato una panoramica di tutto quello che c'è di dismesso e abbandonato in Italia. Le dico solo un dato, Istat peraltro, quindi le aree industriali dismesse, quindi non più usate e non saranno mai più usate dal punto di vista industriale, rappresentano il 3% del territorio nazionale, questo significa 9.000 km quadrati. Cioè i tre quarti della Calabria, tanto per dirla così, o l'intera Basilicata, che sono circa 9.000 km quadrati, corrisponde alla somma delle aree industriali sparse per il paese, dismesse, sulle quali vorremmo fare rigenerazione. Pensi che enormità. Enormità, e ricordiamo anche, come dice lei, aree poco qualificate che dal punto di vista anche visivo danno, certo, generano degrado. E quindi immaginiamo… Pensa alle cave dismesse.
Ci sono tante. Che è pieno del paese di cave dismesse che vengono lasciate lì, sono ferite, inferte al territorio. Supponiamo che vada bene, che l'abbiamo accettata perché ci servivano i materiali da costruzione. Adesso è stata dismessa, la lasciamo così o proviamo a rigenerarla in qualche modo dal punto di vista naturalistico, con altri usi? Ecco, questo è uno dei tanti esempi. Pensi alle migliaia di edifici, quelli ferroviari, le stazioni ferroviarie dismesse, che vengono chiuse con le sbarre, con le cose, perché non possono essere riusate in un altro modo e quindi rigenerate? Quindi non riqualificate ma rigenerate. Senta, la domanda sembra quasi spontanea, lei conosce la Calabria, no? Un po'. È di paesaggi e diciamo strutture urbane poco qualificate ce ne sono tante. E poi c'è anche una brutta abitudine a livello urbanistico di lasciare le case incompiute. Questo è un dramma della nostra regione. Ecco, anche con gli strumenti di oggi, perché abbiamo visto il governo con il recente decreto dà l'opportunità, no? Questo diciamo tra virgolette rimborso del 110% consente a dare un vestito nuovo, è un'occasione da non perdere, certo. E credo che anche dal punto di vista professionale, per chi eserciti questa professione, bisogna dare un input, no? A chi, a coloro, anche nei paesi stessi, dare delle linee guida a chi ha costruzioni ed edifici che debbono essere rigenerati. In questo senso. Guardi, io penso che questa diciamo disgraziata vicenda del Covid che ci ha creato problemi e danni a non finire, adesso sui morti non dobbiamo neanche discutere la gravità, chiaro, di quello che è accaduto, ma se non fosse quello le condizioni di disagio che ha creato al mondo del lavoro, al mondo della scuola, stiamo vedendo le difficoltà a pensare di riaprire la scuola, tutto questo ha creato una condizione per la quale oggi dobbiamo pensare che abbiamo l'opportunità di partire pensando in maniera nuova. La cosa che mi preoccupa e di vedere che o vengono delineati scenari catastrofici, succederanno, è cambiato tutto il mondo. Sa, è vero che è una cosa grave, ma noi abbiamo passato due guerre mondiali, ci sono state le epidemie di un secolo fa che hanno fatto 1 milione di morti, non quelle attuali che sono un po' di meno. Oppure vedo gente che corre a dire da domani se facciamo solo smart working, sembra che tutto adesso sciocchezza a mano libera, sciocchezza di gente che non pensa che, per esempio, se io volessi fare tutto smart working, a parte le distorsioni che creerei, ma dove stanno gli strumenti effettivi? Di tipo hardware e software, come dicono gli informatici, non c'è tutto questo, capito? Dove sta la rete necessaria, è sufficiente dove sta, per gestire allora, tutto? Dobbiamo stare tranquilli e capire che si può approfittare dell'occasione creata, disagevole, tristissima, per pensare in maniera, e introdurre correttivi, modifiche. Va benissimo avere una quota parte del smart working, lo sapevamo anche prima e non l'abbiamo fatto, adesso però abbiamo l'occasione per farlo. Beh, occasione perché è successo quello che è successo, occasione perché sta arrivando un fiume di soldi in questo paese come non si sono mai visti. Allora, se i 200 circa miliardi del recovery fund saranno adoperati come li abbiamo adoperati fino adesso, una specie di diligenza su cui salgono tutti, distribuì e do 100 lire a ognuno, avremo dichiarato diciamo la definitiva allontanamento del nostro paese dall'Europa. Se invece saremo intelligenti, è un'occasione straordinaria perché in una prospettiva minimo di 10 anni io posso cambiare alcune cose fondamentali. Sono 4 i candidati per la guida di Crotone. Sono Antonio Manica, Danilo Arcuri, Andrea Correggia e Vincenzo Voce. Regolare turnazione di presentazione dei 4 candidati tocca oggi al nostro giornale a Danilo Arcuri. Riformisti per Crotone, Democratici Progressisti, i Democratici, Laboratorio Crotone, Crotone e dei Crotonesi. Sentiamo Danilo Arcuri. Danilo Arcuri, 55 anni, architetto, sposato, 3 figli, dipendente della Regione Calabria, esperto in ambito amministrativo e in passato anche assessore comunale, fino a qualche tempo fa presidente dell'Ordine degli Architetti del capoluogo pitagorico. Arcuri può contare sul sostegno di 5 liste nelle elezioni del 20 e il 21 di settembre per eleggere il nuovo sindaco di Crotone. Noi facciamo affidamento su quello che noi abbiamo coniato come slogan, che poi slogan non è mai un programma, Crotone città di tutti, che fa riferimento proprio al patto che si deve fare con la comunità, per fare comunità, per fare crescere Crotone. Ci sono tanti progetti già avviati al Comune di Crotone, se lei dovesse diventare sindaco come si regolerebbe?
Ma ce ne sono tanti, io citerei uno fra tutti che è Antica Crotone. Antica Crotone ha necessità di essere rigenerata da questo punto di vista, perché come ho appena detto è il primo esempio di rigenerazione urbana che parte dal valore identitario. E quindi Antica Crotone va ovviamente difesa innanzitutto, perché in questo momento c'è la minaccia concreta che Crotone possa perdere i fondi che gli sono dovuti. È riuscito a mettere attorno al suo nome ben 5 liste, è stato complicato? No, non è stato complicato, perché oltretutto è una comunità alla fine, è una coalizione fatta da persone che in questo momento stanno ragionando all'unisono, è una coalizione compatta e coesa. Ovviamente nella coalizione compare i riformisti per Crotone, che in questo momento esprimono il PD cittadino. Quindi sia l'Assemblea che il PD cittadino, quindi capitanati dalla segretaria Antonella Stefanizzi, sono tutti compresi nella lista che appoggiano la mia candidatura. Tutti quelli che si riconoscono in un progetto di centrosinistra, è chiaro e penso sia naturale che debbano votare noi. Sta appassionando la campagna elettorale? Mi sta appassionando molto la campagna elettorale, la sto conducendo con molto entusiasmo. Non è facile, perché oltretutto viene da... è seguente a un periodo di disagio fortissimo che deriva dal Covid e soprattutto dalla temperatura, che in questo momento sta registrando picchi altissimi. Perché chiede il voto ai crotonesi? Perché in questo momento c'è bisogno di qualcuno che possa rimboccarsi le maniche e che possa dare concretezza e competenza per dare un'idea di sviluppo, per dare fiducia ai crotonesi. Ed ora la pubblicità. Dopo le sollecitazioni delle parti sociali per maggiori controlli da parte dei datori di lavoro e dell'ente, si è riunito nella sede dell'autorità portuale di Gioia Tauro il Comitato di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro portuale, previsto da un decreto legge. La riunione dell'organismo, presieduto dal commissario straordinario, ammiraglio Andrea Agostinelli, era stata richiesta dai sindacati all'indomani dell'incidente mortale che il 19 di agosto aveva causato la morte dello sfortunato Domenico Zito, dipendente della ditta Lamma, addetto alla manutenzione dei mezzi gommati del piazzale. Nel corso della riunione del comitato, che è composto da rappresentanti del cluster marittimo portuale, portuali, organizzazioni sindacali, imprese terminaliste, e a compiti propositivi in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la salute, la sicurezza e l'igiene del lavoro portuale, l'ammiraglio Agostinelli ha ribadito con forza l'importanza del rispetto della normativa in materia e l'impegno dell'autorità portuale nel promuovere e implementare la cultura della sicurezza lavorativa, a iniziare da un'imprescindibile e continua attività di formazione dei lavoratori. Cambiamo pagina, ci occupiamo adesso dell'intervento chirurgico ieri per Sua Eccellenza Monsignor Francesco Oliva a San Donato, al Policlinico San Donato Milanese. Si è andato tutto bene, post operatorio per il Vescovo Oliva, che riceve l'abbraccio, per ora solo virtuale, dei suoi fedeli. L'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri Gerace, è perfettamente riuscito. L'attesa notizia ai fedeli della diocesi è giunta ieri nel primo pomeriggio. Si è appreso da un comunicato della stessa diocesi che in maniera ufficiale il vescovo è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso il Policlinico San Donato di Milano dall'equipe diretta dal professor Luigi Bonavina, responsabile dell'unità di chirurgia generale universitaria. L'intervento, che si è svolto in laparoscopia, è tecnicamente riuscito. E questa è naturalmente una buona notizia. L'altra invece, che si è presa nel pomeriggio, è che il vescovo si è svegliato ed è stato portato nella sua camera di degenza. L'annuncio delle sue condizioni di salute del presule aveva destato commozione nella Locride. La comunità, preoccupata per le sorti del proprio pastore, che aveva iniziato un viaggio sabato mattina per raggiungere dapprima i propri familiari in provincia di Cosenza e poi a Roma, dove aveva celebrato messa domenica mattina presso la casa generalizia delle ancelle parrocchiali dello Spirito Santo, per poi giungere in serata a San Donato Milanese, dove lunedì aveva effettuato un approfondito consulto con il personale medico e l'equipe che lo ha assistito nel corso dell'intervento. Lo ricordiamo, nel corso di questi giorni Monsignor Oliva aveva comunicato ai fedeli attraverso uffici preposti della diocesi i suoi spostamenti ed aveva ringraziato tutti coloro che sono stati vicini e che hanno pregato per lui e lo hanno affidato alla protezione della Madonna. E proprio ieri,
l'abbiamo visto in diretta televisiva sulla nostra emittente, era il giorno della Madonna di Polsi, la ricorrenza della solennità della Madonna, alla quale il Vescovo aveva proprio affidato una preghiera che è stata diffusa ai fedeli. Alla tua protezione, o bella amata Madonna della Montagna, quest'anno per la prima volta a distanza affido i tuoi tanti devoti qui presenti e quanti non hanno potuto farti visita. E con queste frasi Oliva aveva rivolto la preghiera alla Madonna della Montagna. E dal santuario mariano di Polsi, ieri nel corso dell'Omeria, Don Piero Romeo, vicario generale della diocesi di Locri Gerace, ha rivolto più di un pensiero a Monsignor Oliva con questa frase: «O Maria, salute del popolo, ricordi di noi e riporta a casa il nostro vescovo». Ora naturalmente si attendono le terapie post-operatorie, ma già il grande passo è stato fatto e dunque da oggi Monsignor Oliva si prepara la strada per il ritorno nella sua amata diocesi. 5.419 le persone identificate, 5 denunciati, 67 le sanzioni amministrative elevate, di cui 53 in materia di sicurezza ferroviaria. Sono i numeri dell'operazione Stazioni Sicure messa in campo negli ultimi mesi dalla Polfer. 5.419 le persone identificate, 5 denunciati, 67 le sanzioni amministrative elevate, di cui 53 in materia di sicurezza ferroviaria. In tutto sono state impegnate 771 pattuglie in stazione e 28 a bordo treno, per un totale di 55 convogli ferroviari scortati. Sono questi i numeri dei controlli intensificati anche nell'ambito dell'operazione Stazioni Sicure, in cui il personale del compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria, coadiuvato dalle squadre cinofile, ha intensificato i servizi prevenzione all'interno delle stazioni e sui convogli, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei viaggiatori nel periodo del controesodo. L'attività svolta ha interessato 45 scali ferroviari con l'impiego di 71 operatori. Durante detti controlli, il personale Polfer, nel sottopasso della stazione ferroviaria di Pellaro, ha rinvenuto un involucro occultato contenente 23 grammi di sostanza stupefacente. Sono stati inoltre rintracciati 3 minori stranieri, i quali erano allontanati arbitrariamente dalla casa accoglienza e successivamente riaffidati alla stessa struttura. Lungo poi la tratta ionica Reggio Calabria-Roccella, meta e transito di numerosi vacanzieri, sono stati predisposti servizi straordinari per contrastare il fenomeno dell'attraversamento pedonale non autorizzato dei binari. Abbiamo fatto il bilancio dell'estate, un'estate tutta particolare con ristrettezze e anche attenzioni anche notevoli per via delle regole Covid. A Roccella Ionica, presente nei nostri studi al 60 News, il capogruppo di maggioranza a Roccella, Domenico Cartolano. Quest'anno è stato un anno particolare, determinato da restrizioni. Mi piace ricordare a me stesso che grazie a diverse associazioni che sono attive sul territorio, già negli anni passati abbiamo avuto una risposta positiva in termini numerici e di presenze. Presenza legata ad un turismo religioso, sì. Una presenza legata ad un turismo di carattere sportivo. Quindi queste, diciamo così, prove tecniche, diciamo così, che negli anni passati sono state portate avanti, sono sicuro che verranno riprese negli anni sì, a seguire. Proprio questo volevo dire, non riferiamoci soltanto al commercio, alla struttura, all'operatore, che fa certo. Quello per lavoro ovviamente, certo, deve fare dei numeri, deve fare economia, ma dubbio. Ecco, rivitalizzare, dare iniezioni di fiducia alle associazioni, certo. Quindi per cercare un po' la società civile di vitalizzarla, certo. Non soltanto nel mese di agosto. Un altro bilancio da fare è un'altra cosa che non si sapeva, insomma, come partire, come portarla avanti, come celebrare questo 40esimo, poi era anche un anno particolare questo che andava in qualche modo celebrato. Tracciamo anche qui un bilancio del Festival Jazz. Allora, io se mi dovessero chiedere di individuare una parola che ruoti intorno al Festival Jazz, direi di essere in estrema difficoltà, perché da questo compleanno, da questo quarantennale è emerso un elemento di novità, un settore giovanile che ha affiancato tutta quella che è l'attività legata all'organizzazione del jazz in maniera notevole. C'è stata una grandissima disponibilità da parte degli uffici comunali, una grandissima disponibilità anche dalla collettività stessa e, ripeto, come ho già detto prima, di un gruppo di giovani che attraverso
la loro attività hanno dato un sostegno importantissimo al jazz. Mi piace ricordare un commento che ho letto sui social poco tempo fa, proprio in riferimento alla, alla appena terminata edizione del jazz. Il jazz, il Festival Jazz ha accompagnato diverse generazioni a Roccella, sì. Sono cresciute tanti ragazzi e quest'anno abbiamo una nuova generazione che si affaccia. Generazione di volontari. Generazione di volontari, che fa capire come l'amore per la collettività, l'amore per una manifestazione si riflette su quello che è un altissimo senso civico. L'orgoglio di appartenenza, non è tanto il concerto della fondazione, assolutamente, o il concerto di Stagliano, il concerto di Zito, il concerto è il piacere di sentirsi parte attiva di una comunità. E noi per quanto possibile cercheremo sempre di incoraggiare questi interventi, questi innesti, diciamo così, ecco. Non so se è prematuro, magari possiamo fare una prima riflessione, mi rendo conto, adesso farlo dinanzi a un pubblico, dinanzi a delle telecamere, non c'è stato magari il tempo per fare una profonda riflessione su quella che è stata la stagione, avvocato Domenico, perché è stata una stagione particolare, vissuta sotto, con la palla al piede, sotto pressione Covid, ristrettezze e quant'altro, però cosa abbiamo notato? Abbiamo notato che comunque le presenze ci sono state, la città è stata insomma affollata di presenze anche di turismo di prossimità. Ecco, noi eravamo abituati a fare quelle forzature pure, no? Nell'organizzare gli eventi, ecco, per esempio 13, 14, 15 si dava proprio il massimo delle energie, delle forze, anche dell'impegno anche economico per certe manifestazioni. Io vado subito alla Notte Bianca, che è l'esempio più eclatante, che sempre si fa il 14 d'agosto, sera, il 15 eccetera eccetera, poi dura anche le prime ore di giorno 15. Abbiamo visto che io adesso, probabilmente sarà una provocazione, forse è stata più gente quest'anno che lo scorso anno a Notte Bianca. Beh, guardi, allora, si becchi sta provocazione e mi risponde, perché ha capito il senso, sì, quella domanda, sì, no? Non c'è dubbio. Allora, intanto io parto da un presupposto che è importante, o forse no a casa, comunque. È importante non appiattirsi su quello che sono gli eventi. Attraverso il dialogo, attraverso anche questo momento di confronto che stiamo facendo io e lei, cresce quella che è una considerazione del ma se faccio così può darsi che vada ancora meglio. Non c'è dubbio che quello che hai rappresentato tu, vale a dire la possibilità di poter, diciamo così, fare altro, lo stesso oltre, in altri, in altri momenti, non può essere assolutamente un punto di vista. Quindi interessante. È un insegnamento in questo senso, può essere un insegnamento, può, ma noi, ma noi dobbiamo sempre trarre insegnamento, si può trarre benefici. Certo, da quello che abbiamo vissuto. Certo, assolutamente. Noi abbiamo visto anche attraverso quelle che sono la somministrazione di questionari che stiamo ancora, per amor di verità, ancora elaborando, sì, da una prima sbirciatina, ecco. Cresciamo insieme. C'è questa volontà di crescere, non soltanto noi dal punto di vista amministrativo, politico, ma anche dal punto di vista di quelli che sono gli eventi, anche dal punto di vista di quelle che è l'offerta che noi dobbiamo e possiamo dare, sempre tenendo in considerazione un aspetto, il fatto che l'amministrazione comunale dovrà agire per ciò che concerne, così come sta facendo, in stretta sinergia con il mondo associativo, con il tessuto sociale di Roccella, perché noi crediamo fortemente in quello che è un principio che hai poc'anzi menzionato tu, un sentimento di orgoglio. Ognuno di noi deve essere orgoglioso di questo. Salvare il dialetto insegnandolo nelle scuole, questo è il grido di allarme e l'appello di Franco Blefari e dell'Unione Poeti Dialettali Calabresi. Il dialetto è morto, ma se le autorità competenti lo inseriranno nei programmi dell'insegnamento scolastico, allora sarà possibile recuperare il dialetto come lingua madre e come testimonianza storica. Le radici non devono essere disperse. Il dialetto è morto. Noi questa sera ci troviamo qui a Gioiosa Ionica, tutta l'Unione Poeta Dialettale Calabresi, ospite della Proloco, e grazie a Nicodemo Vitetta, presidente, e grazie anche al grande, grandissimo giornalista, amico nostro, Logozzo, Mimmo Logozzo, che questa sera ha
tutti quelli che sono venuti in questa piazza, in questo luogo storico, magico, ha voluto deliziare con i suoi ricordi e ci ha spinto anche noi poeti e mezzi poeti di dare il meglio di noi stessi. Però abbiamo approntato questa fatica di stasera ben sapendo che ormai il nostro dialetto è morto e che questa sera le nostre poesie erano soltanto ceri accesi alla memoria della nostra lingua madre che è stata inventata dai nostri antenati e che ha visto il passaggio di tante razze, di tanti popoli come greci, come latini, come spagnoli a creare questa lingua che ormai non esiste più. Noi ci auguriamo tanto che queste manifestazioni servano alla politica, a chi di dovere, affinché prenda coscienza e faccia in modo che la nostra lingua possa essere portata a scuola, perché se la nostra lingua non viene portata a scuola non solo si sarà persa la memoria con la morte di quelli che hanno vissuto il dialetto, il giorno in cui il dialetto sarà portato a scuola, forse non dico la memoria, perché la memoria morirà con quelli che l'hanno vissuto, ma in quel giorno noi possiamo ben dire che il dialetto agganciato alla letteratura resterà, di questo dialetto resterà traccia, diventerà immortale. Mi auguro che questo avvenga, sempre che i nostri politici abbiano la forza, la volontà e non dico l'interesse, perché ormai l'interesse per la cultura non c'è più, di far sì che il nostro dialetto possa restare come testimonianza storica. Grazie. Al Caolonia Tarantella Festival si parla anche dell'opera, della figura di Tommaso Campanella quest'anno, con la partecipazione di autorevoli personalità del mondo accademico. L'idea è quella di ricordare il pensatore calabrese portando in evidenza le sue scritture che indicano gli effetti benefici del ballo. Lo dice Francesco Rosa, che ora sentiremo il suo pensiero. Campanella si è occupato del ballo, soprattutto nei primi momenti della sua organizzazione stilistico-culturale che lui definisce ballo greco. Il professor Francesco Rosa è stato coinvolto perché il filone di Campanella rientra appieno nelle radici, diciamo, storico-culturali e musicali del territorio. Sembra che Campanella, dopo essere stato commemorato, si sia talmente abituato a queste belle cose che non voglia più abbandonarci e per strani, per traverse modalità riesce sempre a ritornare sulla cresta dell'onda. Lo ha fatto anche con il Caolonia Tarantella Festival, lo ha fatto perché chiaramente Campanella si è occupato, soprattutto nei primi momenti della sua organizzazione stilistico-culturale, del ballo e ha considerato per l'appunto la Taranta, che lui chiaramente definisce ballo greco, magno greco, perché di questo si parla quando si parla della Taranta, perché poi la Taranta è una deriva evolutiva di questo ballo che è nato qui nel periodo della Magna Grecia, a due passi da noi. E l'idea appunto è stata quella di ricordare Tommaso Campanella e di portare all'evidenza tutti i poteri benefici di questa tipologia di ballo che Campanella ha inteso evidenziare. Per questa ragione il festival quest'anno comporterà la presenza di ospiti importanti, tra virgolette, nel senso che l'assessore ha invitato degli intellettuali che appartengono al mondo accademico ma anche al mondo del cinema, c'è tra questi anche Mimmo Calopresti, per porsi un po' l'idea, anche alla luce della pandemia, di cosa sarà il mondo, muovendo dalle considerazioni che Campanella ha fatto del futuro, in che modo l'utopia campanelliana sia possibile da realizzare, muovendo proprio da quegli archetipi che ha saputo individuare nell'organizzazione di questo importante ballo che Caolonia dopo tanti anni ha riscoperto e per il quale ha posto all'attenzione le nostre importanti radici magno-greche. Ed ora la nostra mini rassegna stampa. E
Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Vedete, Gazzetta del Sud, si parla di Covid, la Piana col fiato sospeso. A Messignadi negativi 449 tamponi, due contagi a Varapodio. I sindaci rassicurano, la diocesi invita invece alla prudenza. E a Rende un 71enne finisce in terapia intensiva, è il primo caso grave. Intanto vedete Berlusconi positivo con i figli Luigi e Barbara, è la notizia sicuramente del giorno. Coronavirus rientrato dalla villa in Provenza, isolamento ad Arcore per Silvio Berlusconi. Due notizie nel taglio alto sono i titoli sotto testata: Reggio, crisi idrica infinita, guasti a ripetizione e città senza acqua, manca il prezioso liquido nelle case dei regini. Reggio Calabria sotto chiave beni per 9 milioni di euro, l'operazione Las Vegas della Guardia di Finanza, indagati marito, moglie e figlio che avevano ereditato il monopolio dei videogiochi con l'appoggio delle cosche. A Gioia Tauro auto elette di rifiuti al Fosso Mastro e nella zona del campo sportivo, ingombranti, arredi, attrezzature di ogni genere formano enormi discariche abusive cui qualcuno dà regolarmente fuoco, costringendo i residenti a chiudersi in casa. Locri, medici, è riuscito l'intervento chirurgico sul vescovo della diocesi di Locri Gerace, Francesco Oliva. Invece hotspot di Lampedusa domani sarà vuoto, questa è l'ultima notizia di Gazzetta, ricordandovi che è stato varato ieri il calendario di Serie A per la nuova stagione calcistica. Subito Juventus-Sampdoria per i campioni d'Italia. Ci fermiamo qui con i titoli dei quotidiani calabresi e la linea la restituiamo alla nostra redazione. Grazie per l'attenzione. Il tempo vi farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Mi finisce il TG, grazie, riepilogo. 'Ndrangheta fra Lombardia e Calabria, 11 gli arresti, legati ai farao Marincola di Ciron Marina. Amantea, 25 migranti positivi al coronavirus, nuove proteste dei cittadini ed esercito in arrivo. Ponte sullo Stretto, soddisfazione Santelli per inserimento nel piano di infrastrutture. Operazione stazioni sicure, controlli a tappeto della Polfer, intensificata la vigilanza su barchi e linea ferrata. Gli agenti hanno garantito la sicurezza in treno nel controesodo.